Amici di Moto.it, ciao a tutti da Colonia, stand Suzuki dove la casa giapponese presenta l'ultima novità destinata al mondo Superbike. Parliamo della GSX R1000 che arriverà anche in primavera nella versione R destinata proprio alle corse con la forcella Showa pressurizzata. Però parliamo di questa moto, la vedete, l'abbiamo vista anche l'anno scorso a Lake in versione concept, ma molto simile a questa. È una moto destinata alle corse che richiama in maniera chiarissima la RR che ha vinto con Vignales in MotoGP. Però a parte l'estetica, tirata veramente, vediamo il codino che è biposto anche per il passeggero, però ha sicuramente una linea sportivissima, cupolino basso, serbatoio più piccolo nelle dimensioni, perde 1,5 litri per essere ancora più compatta la moto a livello centrale. Questa moto stupisce tantissimo a livello di telaio e soprattutto di motore. Il telaio per la guida che regala, vediamo le sospensioni comunque totalmente regolabili, l'impianto frenante Brembo con l'ABS non disinseribile perché l'Euro 4 prevede che non lo sia. Vi dicevo del telaio, alloggia il motore più arretrato di 4 cm, ha un forcellone molto più lungo e il motore deriva da tutte le esperienze che Suzuki ha maturato sia nella MotoGP che nei campionati sportivi destinati alle moto da pista. Infatti sviluppa la bellezza di 202 cavalli a oltre 13.000 giri e ha la fasatura variabile VVT. Si tratta di una chicca nel mondo delle moto sportivissime che si combina con altri dettagli caratteristici di questa moto. Infatti è priva del motore a scoppie irregolari, non ha l'albero controrotante perché Suzuki ha scelto di percorrere la propria strada per avere un motore comunque anche molto trattabile, molto pieno ai medi regimi anche su strada. Però questa moto sicuramente dà il massimo in pista grazie anche alla dotazione elettronica che prevede la piattaforma inerziale che lavora con il controllo di trazione e con il cornering ABS. Quindi un concentrato di tecnologia, di prestazioni elevatissime che non vediamo l'ora di provare in pista con il nostro Lillo. Ci saranno veramente delle belle sorprese da questa Suzuki.